Il 2021 è un anno di ripartenza per il vino italiano, secondo lo studio di Sace, presentato alla Vinitaly Special Edition, nell'ambito del convegno Vino e Spirits, le sfide di un'eccellenza italiana. Oggi sono stati ripresentati i dati sullo studio del vino e degli spirits che vedono un settore in ampia ripresa, un settore che l'anno scorso ha visto per il vino in particolare un calo del 2-3%, ma che quest'anno, soprattutto i primi 7 mesi di quest'anno, ci dicono che è in ampio recupero, un recupero a doppia cifra, e non solo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma addirittura anche nel periodo pre-pandemia, quindi un export fortemente trainato dagli Stati Uniti e in particolare come comparto è il prosecco. Il rapporto di Ipsos, Mediobanca e Sace è uno strumento importante per una lettura delle prospettive future del comparto vino, tra innovazione, integrazione della filiera e il sostegno al percorso di internazionalizzazione. Abbiamo anche parlato degli strumenti che noi mettiamo a disposizione, quali sono i driver che noi riteniamo più importanti, uno dei quali è l'innovazione sicuramente, il Covid ci ha dato una grandissima lezione. Il secondo direi integrazione della filiera, la dimensione conta tantissimo, siamo in competizione con tanti altri paesi, tanti altri prodotti, loro si sono organizzati in filiera, anche noi dobbiamo rafforzare ancora questo sforzo. E il terzo, e non posso non dirlo essendo io responsabile di una Export Credit Agency, è l'export. L'export è un driver fondamentale per il futuro dell'economia dell'Italia, come lo è stato e come lo sarà sempre.